Ragazzuoli, io sono Marinoschi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Finalmente sappiamo il titolo del nuovo Assassin's Creed. Sì, si chiamava Codename Red, quello che è. Ma adesso sappiamo che si chiamerà Assassin's Creed Shadows. E quindi noi... Scusami, ma come è possibile? Non so come sia possibile, ma ogni modo andiamo a vedere, andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Let's go, let's go, è così che si fa. Ma che fa? Casca da solo? È pazzo! È letteralmente pazzo! Ma... Chi sei? Boh, io sono Marinoschi, lui non so... È una lei o un lui? È una... Tutta questa nebbia, non vedo nulla! È una lei, è proprio lei. Che succede? Che sta succedendo? Se stanno tutti a spadolà. Ma no, ok. Vai, vai, combatti. Fagli vedere chi è la migliore. Fagli vedere che cosa sai fare. Di che pasta sei fatta. Aia. Questa l'ho sentita anch'io. Oh no, hanno spadolato tutto il villaggio. Chi è quello? You are still a frog in a well who knows nothing of the sea. The oceans fill with new ships, but they all come from the same river. Greed. Tutto praticamente, tutto. Let's go, mamma mia. 1, 2, 3, spadolato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spadolati tutti. And you? Will you continue down that river? Ma questo è il tizio che hanno fatto vedere un attimo prima. Look for it. Together. Ah, sono alleati. Non so. Non è uno nemico del. Ok, sempre scena di intermezzo. Non è gameplay. Ok. We must learn to trust. Rebuild. And follow the blade. Mamma mia, mi sono gasato quest'ultima immagine. Mi sono gasato, qua che è? Stealth, let's go, vai di stealth, vai. Shuriken. Fuori due. E il terzo, eccolo qui. Tu vorresti scappare? Scappa. Topastro, lei ti seguirà. Oh. Questo è lui, vero? Sì. Non te lo vuole di. Te lo dirà lui forse. Forse lui te lo vuole di. Lui te lo dirà. Ecco. Mamma mia, che casa! Mamma mia! Oddio! Ai! Let's go, Assassin's Creed Shadow, 15 novembre 2024, prenotazione disponibile. Let's go, è così che si fa. Mamma mia, raga. Eccoci qua. La cosa figa, raga, è che praticamente nel momento... Allora, quello che ho capito io è che la tizia agirà in maniera stealth, il tizio invece è più tosto, del tipo che può affrontare i nemici in maniera più brutale, quindi più massiccia, cioè proprio vieni qua, te spadolo e te mando in lobby. Quell'altro invece è nascosto, parapam. Cioè questo, diciamo, ho visto da parte di questi due character che rappresenteranno per l'appunto con ogni probabilità i protagonisti di questo nuovo Assassin's Creed Shadows. Ok? La cosa figa è che questo trailer, che dura 3 minuti e 48,
ha diverse fasi, perché c'è la seconda fase dove tutto stava andando, diciamo, a scendere, che e ridiventa tutto concitato. Hanno fatto una cosa ritmata all'inverosimile, nel vero senza parola, bellissimo. Il discorso qual è, raga? Il discorso qual è? Che del gameplay si è visto poco e nulla. Quindi non possiamo dire subito sarà il miglior Assassin's Creed di sempre, oppure sarà l'Assassin's Creed peggiore di sempre. A ogni modo, quello che possiamo dire, rifacendoci a quello che ho visto, che abbiamo visto, è che ovviamente l'ambientazione è evocativa, è davvero 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 evocativa. Il gameplay io spero che verrà rinnovato in tutte le sue componenti, spero in un bel combat system, spero in un Assassin's Creed che ripercorra poi quello che è stato portato avanti da Origins in poi fino a Valhalla, perché sappiamo che Assassin's Creed Mirage, quello che è uscito per ultimo, è, diciamo, un rifacimento dei vecchi Assassin's Creed, di come gli Assassin's Creed venivano sviluppati una volta. Quindi spero di trovarmi davanti a un Assassin's Creed con un bel combat system, ripetizione, ripetiamolo, una bella grafica, e una bella mappa con tantissime cose da fare, in poche parole un mondo vivo. E confido molto in Ubisoft, perché c'è una notizia che dobbiamo andare a trattare, perché riguarda Ubisoft, e quindi l'accorpo qui, perché farci un video separato non avrebbe alcun senso, ok? Non avrebbe alcun senso. Andiamo a vedere di che notizia si tratta. Andiamo a vedere assieme. Andiamo a vedere questa notizia che mi ha letteralmente spezzato il cuore. La notizia è quella riguardante The Division Heartland, il gioco ambientato nell'universo di The Division, che sarebbe dovuto uscire nel corso del 2024, addirittura nel 2025, che è stato di netto cancellato da Ubisoft. Ci stava lavorando Red Storm. I ragazzi di Red Storm, da quello che ho letto su Twitter, ci sono rimasti malissimo, perché ci stavano lavorando non da settimane, non da mesi, da anni. Di conseguenza sono rimasti dispiaciuti tutto questo e sono stati ricollocati, da quello che ho letto, alcuni su Rainbow Six Siege, mentre altri sul prossimo titolo in uscita di Ubisoft che proveremo, ossia The X Defiant. È brutto? Qui vediamo, grazie a multiplayer.it, che Ubisoft ha cancellato The Division Heartland come parte di una strategia più ampia che porterà la compagnia a concentrarsi su un numero limitato di grossi progetti. Questa è la nuova strategia di Ubisoft, che non vuole più fare buchi nell'acqua, non vuole più rischiarla. E non vuole più rischiare grosso, ecco. Non vuole più, come si dice a Roma, rischiarsela. Non so, voglio non rischiare. Ubisoft ha annunciato aver cancellato The Division Heartland, lo spin-off free to play, perché sarebbe dovuto essere gratis. Sarebbe dovuto uscire anche per vecchie console, quindi su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Doveva uscire per tutto questo gioco. Una decisione presa come parte di una strategia più grande, tramite la quale la compagnia si concentrerà su opportunità più grandi. La conferma è arrivata durante l'ultimo resoconto finanziario per gli azionisti di Ubisoft, spiegando che la manovra fa parte di una strategia avviata nell'ultimo trimestre, che prevede la ristrutturazione di team interni, operazioni per tagliare i costi e lo spostamento del focus su un maggior numero limitato di giochi di grande spessore. Per quanto riguarda i sviluppatori di Heartland, ovvero Red Storm, passeranno a nuovi progetti interni, tra cui Rainbow Six, come dicevamo, X Defiant. Dopo un'attenta valutazione abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di Tom Clancy The Division Heartland con effetto immediato, recita il comunicato di Ubisoft. La nostra priorità è ora quella di sostenere i talentuosi membri del team del nostro studio Red Storm Entertainment, che passeranno a nuovi progetti all'interno della nostra azienda, tra cui X Defiant e Rainbow Six. Questo, per quanto mi riguarda, è stata una doccia fredda stamattina, perché io attendevo questo gioco come pochi altri, tra tutta la schiera di videogiochi live service che giochiamo. Sapete, giochiamo Fortnite e giochiamo, vabbè, ultimamente Fall Guys, e mi piacerebbe riprendere a giocare con più continuità, almeno un pochino, a Overwatch 2. Giochiamo a un sacco di roba. Questo gioco, presto giocheremo a Multiversus X Defiant, per l'appunto, questo gioco si sarebbe con molta probabilità inserito nella schiera di giochi di mio interesse. Vostro? Non lo so, vostro, ma sicuramente di mio interesse. Ci sono rimasto veramente, veramente, veramente male. Che cosa ne pensate a riguardo, ragazzuoli? Mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nutro tante speranze, veramente,
tanta fiducia nei confronti di Ubisoft per il prossimo Assassin's Creed Shadows, dispiace invece vedere cancellato un gioco come The Division Heartland, che aspettavo tantissimissimissimissimo. Nutro tante speranze poi anche per X Defiant, che uscirà a brevissimo. Questo è quanto, ragazzuoli. Let's go, let's go! Sì, è così che si fa? Non proprio, mi sa. No. Oh.